L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Mare di Sicilia Orientale, Andrea Annunziata, che ringrazio per la presenza. L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sull'attività di dragaggio nei porti italiani. Comunico che l'audito ha preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Invito quindi il nostro ospite a svolgere una relazione sulle proprie competenze e di interesse dell'attività della Commissione e poi eventualmente le faremo domande. Prego. Grazie Presidente, saluto tutti i parlamentari. Vi ringrazio per questa opportunità che date a me e un po' a tutti i presidenti di autorità di sistema portuale italiani, non tanto perché la parte che riguarda il mio impegno nella Sicilia orientale in questo momento non è interessato da dragaggi, ci sono stati dei dragaggi nel passato, noi abbiamo il sito di Augusta che come sapete impegna il petrolchimico credo più grande d'Italia, uno dei primi d'Europa insieme a Trieste, per cui è un sito SIN e da 20 anni almeno si aspetta di capire un poco come, non come rimuovere le sabbie, ma come bonificare il tutto. È evidente che per quanto ci riguarda non c'è bisogno di dragare, perché abbiamo fondali sufficienti per il traffico degli idrocarburi e di altre attività che abbiamo messo in campo in questi anni, anche in virtù del nuovo piano regolatore che dovrebbe essere pronto entro la fine di quest'anno e quindi nuove opportunità. È evidente che la salvaguardia dell'ambiente e la possibilità... Scusi, si riferisce solo al porto di Augusta o sta parlando in generale di tutti i porti? No, io parlo adesso dei porti della Sicilia orientale. Ah, di tutti i porti della Sicilia. Augusta e Catania. Augusta e Catania. Le due ex autorità portuali di Augusta e Catania. Quindi per adesso noi non siamo interessati a dragaggi, cosa che è stato fatto nel passato, per Catania per esempio, sono stati rimossi 1,5 milioni di metri cubi nel 2015, oltre la metà dei quali sono stati impegnati come diga sofflutta oppure addirittura reimpegnati per attività di casse sempre per la protezione della costa oppure per rinfoltire arenili che con il mare erano andati un po' via. Questo perché le sabbie risultavano adoperabili perché pulite e non inquinate. Cosa diversa, come stavo dicendo, per Augusta. Per Augusta c'è stato solamente un livellamento delle sabbie nel passato, ma di poca roba, parliamo di 50 metri per 300, ma giusto così, non è stato possibile rimuovere nulla, non solo perché non c'è necessità ad oggi, pur avendo nuove possibilità di impegno merceologico, e sia perché, e questo è poi il fatto più importante, e attendiamo dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, oltre che dall'ARPA, cosa si potrà fare in un'area che, come tante aree del sud, direi dell'Italia intera, hanno possibilità enormi, potenzialità enormi, specialmente in virtù, almeno per le aree del sud, delle zone economiche speciali. Se le zone economiche speciali avranno la luce e daranno possibilità non solo agli imprenditori ma spesso anche a giovani con poche decine di migliaia di euro di fare impresa, perché non solo, come sapete, la ZES guarda ai benefici fiscali ma soprattutto alla semplificazione. Però attendiamo tutti i programmi perché le stesse ZES, come in Campania, come in Puglia, come in Calabria, Basilicata e Sicilia, possano vedere i decreti attuativi quanto prima. Rispetto ai dragaggi devo aggiungere solamente una cosa, visto che questo era l'ordine del giorno per il quale sono stato convocato. Pur dove ci sono zone dove è possibile
dragare senza problemi, perché ripeto, le sabbie sono pulite, quindi è possibile impegnarle per ripascimento delle coste, per dighe soflutte, per riversate in fondali molto profondi. Per esempio, noi abbiamo fatto, quando ero presidente a Salerno, e in questo momento si sta realizzando tra Napoli e Salerno, in fondali che sfiorano i 1000 metri, dove non ci arriva più luce, quindi non c'è vegetazione, non c'è vita, e quindi si possono riversare in quell'area lì. Io, insomma, se posso permettere, approfitterei di questo momento per dire velocizziamo quanto più è possibile i tempi, ma non parlo più solo del sud, parlo dell'Italia intera a questo punto, di una portualità al centro del Mediterraneo, dove specialmente nelle aree del sud come la Sicilia, la Campania, sono zone a potenziale enorme per l'occupazione futura, e non parlo di un futuro lontanissimo, si tocca con mano. E però questo discorso riguarda tutti, perché insomma non è che a Trieste o a Genova non hanno lo stesso problema per il dragaggio. Quindi ci fu, credo nel passato recente, un decreto legge del sottosegretario, non so se era il viceministro, l'onorevole Velo, che ha semplificato e ha velocizzato per certi aspetti i tempi, ma ancora sono lunghi, per cui questo in condizioni di normali e di sabbie non inquinate, non ne parliamo laddove sono inquinate. Ripeto, Augusta è uno dei siti con più problemi nel Mediterraneo e in Italia. Noi non siamo in grado, né tantomeno abbiamo competenze per stabilire cosa fare, perché addirittura esperti di fama internazionale hanno detto che è meglio non muovere nulla, perché si è così solidificato tutta la parte del fondale, che rimuoverlo per tentare una bonifica sarebbe peggio che lasciarli lì. Quindi noi dobbiamo solamente seguire quello che ci indicano i migliori tecnici, però ripeto, laddove è possibile è evidente che tutti quanti noi presidenti aspettiamo che si velocizzino i tempi. Avevo iniziato io a Salerno, dove ero presidente fino a 2 anni e mezzo fa, la parte dei dragaggi è iniziato da poco. Ho finito 2 anni e mezzo fa, ma avevamo iniziato 5 anni fa. Per cui è questa economia, è inutile fare le zone economiche speciali quando poi non abbiamo le navi che si fermano e possono caricare. Oltretutto la nave oggi è, come sapete, siamo ancora oltre il 70% del trasporto su gomma, l'altro 30% sono le altre tre modalità del trasporto, l'aereo, il ferro e il mare. Per cui un riequilibrio va fatto in questo senso. Un migliore ambiente lo avremo solamente quando avremo infrastrutture portuali all'altezza dei tempi. Non possiamo sfidare i mercati del nord Europa senza avere infrastrutture adeguate. E tutto il traffico che sta arrivando e si raddoppia sempre di più ogni anno da Suez con il raddoppio del canale, noi non lo intercettiamo più o intercettiamo poco, perché praticamente non ne abbiamo la infrastruttura adeguata. Non solo per i fondali e quindi per i dragaggi, ma anche per l'infrastruttura in genere. Ci sono richieste di intervento? Io volevo chiedere... Lei dice che quindi non serve attualmente, e quindi questa diciamo che è una fortuna, non servono operazioni di dragaggio perché i fondali hanno la profondità insomma necessaria e sufficiente. E lei ha detto che nel 2015 1,5 milioni di metri cubi. Ok. Dicendo anche che in generale i fondali, quindi mi immagino che si riferisca a tutti e due i porti, sono non inquinati, diciamo così. No, Augusta no, Augusta è uno dei SIN più importanti di Italia. Infatti, sì. Quindi mi sembrava infatti strano, però invece a Catania le sabbie rientrano... La caratterizzazione delle sabbie fatte a Catania, come avviene e chi la fa? No, parliamo del 2015 e gli organismi che seguono questa procedura è l'ARPA regionale, che dà le autorizzazioni, classifica le sabbie e dice se sono utilizzabili perché non inquinate oppure vanno in cassa di colmata.
Quindi fino adesso sono andate, questo milione e mezzo di metri cubi sono andate a fare nella cassa di colmata? No, il milione e mezzo, la metà. Allora leggo testualmente, 350.000 metri cubi sono stati utilizzati per creare una barriera soffolta nella zona di mare, sita circa una quindicina di chilometri a sud della città di Catania. Altri 320.000 metri cubi sono stati impiegati con altri materiali, quali riempimenti dei piazzali portuali in costruzione. Quindi è stato riutilizzato quel materiale che è stato asportato dal fondale. È stato quindi riutilizzato tutto quanto? La metà. La restante parte è stata conferita in mare previa acquisizione delle apposite autorizzazioni di legge, e quindi parliamo dell'ARPA Sicilia. Ok. Invece per quanto riguarda, noi siamo stati in visita al porto di Augusta, abbiamo visto che c'è un problema di relitti. Com'è la situazione? Ci sono circa 11 relitti, quasi tutti lì ad Augusta. Com'è la situazione? La situazione, noi stiamo discutendo, con l'ammiraglio presente qui, abbiamo discusso poco fa ancora, con il RAM, reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, perché evitiamo una spesa che sarebbe non solo importante ma anche inutile e non in linea con i tempi che viviamo, utilizzando delle sacche che vengono messe intorno ai relitti per evitare qualsiasi tipo di inquinamento, però già siamo in corso questo lavoro con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per rimuovere questi relitti. Molti sono stati sequestrati e vengono fuori dall'immigrazione che c'è stata in questo territorio, quindi molti navigli e molti di questi natanti sono praticamente erano molto vecchi, quindi alcuni quasi tutti sequestrati, e quindi molti sono stati affondati così per naturalmente non. E quindi è tutto in corso questa possibilità che ci è stata data dal reparto ambiente marino. Sono 4 chilometri di panne assorbenti. Con queste panne assorbenti noi evitiamo qualsiasi tipo, anche minimo, di inquinamento. Quindi è in corso con questi uffici un'interlocuzione. Speriamo che nel brevissimo tempo si possa cominciare a rimuovere questa. Io le ho portate per scrupolo, ma la mia convocazione era riferita al dragaggio, vero? Sì, anche i relitti riguardo. Discutiamo, tanto è in parte il mio lavoro. Prego. Perché lei ha parlato della necessità di semplificare la gestione di questi fanghi da dragaggio dei porti. E, c'è stato in una precedente audizione per quanto riguarda la laguna di Venezia, c'è stato fatto presente che è in corso la definizione di un nuovo protocollo che prevede anche il deposito presso siti laddove non c'è un peggioramento della giunta, no? Cioè, se non vado a peggiorare posso depositare. Lei fa riferimento a questo stesso provvedimento, cioè in attesa, cioè da un punto di vista formale, di che provvedimento necessitate? Faceva riferimento a questo stesso documento o ad altri? Sì, è lo stesso documento che seguiremo tutti i porti italiani, logicamente, sia per i siti SIN che per... E quello di Venezia, perciò la domanda, perché quello di Venezia ha delle particolarità. Ognuno ha la sua specificità, però è evidente che... È unico come protocollo. E quindi questo protocollo, così approfittiamo anche per riguardare un attimo questa questione, presenterebbe nelle semplificazioni questo nuovo concetto
e quanti altri? Cioè, voglio dire, cosa attendiamo da questo? La possibilità di poter dragare anche sostanze che abbiano un certo livello di inquinamento e poterlo depositare in altri luoghi dove l'inquinamento è allo stesso livello, se non peggiore? Io spero che E questo che non accada, altro? perché non si risolve il problema quando si Ecco. toglie da una parte e si porta da un'altra, pure se non è Vabbè, il peggiorato. dragaggio dipende. Eppure se non Cioè, è peggiorato, è evidente no, che... però mi perdoni. Chiaramente questo è un problema ambientale che io posso riconoscere, posso valutare. Per quanto riguarda la laguna di Venezia, il problema è proprio diciamo, della quantità dei fanghi che vengono a determinarsi, e quindi è una questione proprio di livelli, no? E quindi se quello è il fine. Spostarli da una parte a un'altra senza un danno ambientale aggiuntivo potrebbe anche valere, però questo concetto negli altri porti potrebbe non essere valido proprio perché gli altri porti non hanno lo stesso, diciamo, problema del porto di Venezia, che potrebbe essere inondata. Cioè, non so se mi spiego. Noi abbiamo questo problema perché abbiamo necessità di far accedere le navi, quindi è un fatto commerciale che pure ha la sua valenza. Quello di Venezia è leggermente più importante come problema. Allora, quel protocollo riguarda tutti i porti, come mi diceva, e che quindi questa possibilità sarà portata a tutti i porti, a tutti i dragaggi. Io credo che ci sia una normativa che interessa tutti e poi le specificità locali possono riguardare autorizzazioni che le ARPA regionali possono più o meno concedere, ma sempre in presenza di sabbie e di materiali non inquinati, perché se no, per noi no, e io non me lo auguro da cittadino e da presidente, perché il materiale inquinato, che non c'è peggioramento, ho capito, ma inquinato resta, per cui porterò. Ma addirittura perizie della Procura della Repubblica di Siracusa, se non, io non le ho mai viste, ma le leggo dai giornali e da quello che ho sentito, hanno stabilito che così com'è, meglio non muovere nulla. Quindi, praticamente addirittura si inquina di più quando si rimuove. Perdoni, lei che tipi di semplificazione Io aspetta dalla norma per mutata? quanto riguarda il sito inquinato, io mi aspetto che si possa definitivamente ragionare su una possibilità di bonifica. Poi lo stabiliscano gli esperti. Come fare? Io certamente io faccio il presidente di un'autorità e quindi le mie competenze riguardano la logistica e l'economia del mare. Poi questo argomento qui, non, io spero solamente che per quanto riguarda i dragaggi e che impegnano fondali puliti ci sia velocità maggiore sulle concessioni e sulle autorizzazioni. Questo è. Sono due cose diverse, perché spesso abbiamo impegnato anni anche laddove non abbiamo inquinamento. Per capire, sul porto di Augusta c'è un tavolo tecnico, voi partecipate, cioè com'è la situazione Sì, c'è per fare? un'interlocuzione in questo momento con l'ISPRA. Aspettiamo Ok, quindi la situazione. dall'ISPRA che ci diano indicazioni o che stabiliscono loro come cosa fare. Noi non abbiamo competenze in tal senso. Questi livellamenti che diceva, quando sono stati fatti e chi è intervenuto? Nel senso, il livellamento si intende, mi corregga se sbaglio perché non ho idea, nel senso semplicemente spostare, livellare, cioè No, no, lasciare. se resta tutto lì. Questo Sì. è stato fatto nel 2014. Io non c'ero, quindi non posso parlare di dettagli. E questa cosa, che procedura ha il livellamento? Nel senso, bisogna sempre l'ARPA fare la caratterizzazione, oppure Certo, sì. la procedura è la La stessa, quindi. procedura è la Ok. stessa, sì. Invece per quanto riguarda Catania, quel 1,5 milioni, solo l'ARPA ha partecipato, ha fatto i controlli, oppure ci si è appoggiato anche a laboratori privati, e le ditte che hanno fatto i lavori, quali sono? È una sola? Come... Questo non lo so, sono stati fatti quando io non ero presidente, quindi non so chi ha fatto, quali ditte hanno fatto questo lavoro. E le autorizzazioni sono quelle dell'ARPA regionale, prima di tutto.
I lavori sono stati effettuati tra il 2012 e il 2015, con la rimozione di circa 1,5 milioni di metri cubi di materiale. Poi eventualmente, se ci serve qualche dato specifico, glielo chiediamo. Per quanto riguarda i relitti invece, era emerso che una delle problematiche era i vari contenziosi. C'è effettivamente un problema del genere? Si può fare qualcosa per risolvere la questione? Stiamo quasi completando l'acquisizione di tutto quanto riguarda. Sono intervenuti diverse autorità in questo settore, sequestri quasi sempre da sequestri penali o di carattere civile, laddove l'armatore è fallito, per esempio, oppure hanno abbandonato lì i relitti. Ripeto, alcuni di questi vengono da armatori sconosciuti, perché erano relitti, imbarcazioni che hanno utilizzato per gli immigrati e che, come sapete, spesso arrivavano sulle coste della Sicilia orientale. Quindi, appena terminata l'acquisizione di tutti questi atti, perché bisogna chiedere le autorizzazioni relative a chi ha provveduto ai vari provvedimenti giudiziari, parallelamente si è avviato questo ragionamento con il Ministero dell'Ambiente, il Reparto Ambientale Marino, per fornirci degli assorbenti, circa 4 chilometri di assorbenti e di contenimento, che potrebbe in ipotesi essere soddisfare l'esigenza che abbiamo. Ma già è praticamente tutto in atti, lavorando sempre in condizioni molto difficili, perché insomma i porti del sud hanno sempre problemi in più rispetto ai porti del nord, per fatto storico, a cominciare dai dipendenti. L'autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, per esempio, tiene 30 dipendenti rispetto ad autorità che ne hanno 100, 200, insomma lavoriamo in condizioni difficili, ma ce la stiamo mettendo tutta per risolvere questo gap, perché c'è una domanda internazionale di economia del mare che insomma è importante ed è un delitto trascurarla. Ci sono altre domande? La ringrazio, dichiaro chiusa l'audizione. Grazie a voi.